La nuova sede della Regione Abruzzo non sa da fare nell'area di Risulta di Pescara, dove c'è bisogno di più verde e non di un'altra colata di cemento. Ne è convinto Carlo Costantini, candidato sindaco del centro-sinistra per le prossime comunali di Pescara, che torna a ribadire la propria idea di riqualificazione della zona antistante la stazione ferroviaria del capoluogo adriatico. E oggi c'è bisogno di verde, c'è bisogno di riduzione delle emissioni di CO2, c'è bisogno di ridurre l'afflusso delle automobili e delle persone verso il centro di Pescara. L'ultima cosa da fare è un'altra colata di cemento nel pieno centro di Pescara. Noi siamo assolutamente contrari a queste idee, l'abbiamo detto fin dal primo giorno, siamo invece dell'avviso che le aree di Risulta debbano essere occupate da una grande area verde, da alberi, da piante, da percorsi per le persone, per lo sport, per i bambini, per il tempo libero. L'area di Risulta deve diventare esclusivamente un polmone verde a disposizione della città di Pescara. Per realizzare la sede della regione ci sono tante altre opportunità che prenderemo in considerazione, ma Pescara oggi di tutto ha bisogno tranne che di una colata di cemento nel pieno centro della città, anche perché la conseguenza della realizzazione della sede della regione nell'area di Risulta sarebbe l'afflusso di migliaia e migliaia di macchine nel centro di Pescara, e questo è esattamente quello che non vogliamo. Se non nell'area di Risulta, dove potrebbe sorgere la nuova sede della regione? Sicuramente in prossimità di una stazione della metropolitana di superficie, che potrebbe nascere in prossimità dell'aeroporto, che già esiste alla stazione di Porta Nuova. Ci sono molti spazi sui quali realizzare la sede della regione, ma la scelta più sbagliata è quella di realizzarla nell'area di Risulta. Peraltro lo stesso Masci nel programma di governo del 2019 non indicò l'area di Risulta come sede della regione, quindi si è trattato di una scelta estemporanea, buttata lì con un blitz senza aver acquisito in via preventiva il consenso dei cittadini, e che è contraria agli interessi della città, anche perché l'ambizione dei pescaresi non è quella di avere un ennesimo palazzo da utilizzare come simbolo identitario di Pescara. I pescaresi vogliono tornare alla città che era prima, la città piena di vita, la città dello sport, la città che ha cresciuto campioni dello sport alle Naiadi, allo stadio, nei palazzetti dello sport, che ha ospitato artisti, musicisti di caratura internazionale e che grazie a questo è diventato un punto di riferimento per tutto il turismo europeo. I pescaresi non vogliono assolutamente che Pescara continui ad essere invasa dal cemento armato e pensano a Pescara come una città europea. E nelle città europee gli spazi vuoti urbani vengono utilizzati per il verde, per le piante, per restituire ossigeno e per ridurre la temperatura degli spazi già cementificati. Questa è la nostra idea e questo porteremo avanti.